Diamo il benvenuto a Paul García Tena. Allora, tu sei spagnolo, però arrivi da una famiglia anche di calciatori. Due cose davvero interessanti. Raccontaci un po' della tua famiglia. Sì, beh, mio papà è stato calciatore a livello professionistico, però non grandissimi livelli in Spagna. Poi ha fatto anche l'allenatore, dove ha allenato mio fratello, ha allenato me. Poi ha dovuto smettere quando siamo cresciuti per guardare alle nostre carriere. In che squadra vi allenati? Nella squadra della nostra città, il Tarrasa, dove ha giocato anche lui fino alla Serie C spagnola. Poi ha allenato a squadre di livello basso, categorie basse spagnole. E tuo fratello invece, anche lui calciatore? Sì, difensore centrale come me, ha fatto le giovanili spagnole, adesso da 5 anni che è in Serie A scozzese. Dopo aver fatto anche un anno qua in Italia, in C col Cuneo. Insieme siete anche venuti in Italia dove hai trovato il successo calcistico ma anche l'amore. Sì, no, siamo arrivati 7 anni fa, presi dalla Juve tutti e due, poi lui è andato in prestito al Cuneo, sono rimasto le giovanili della Juve e poi dopo 3 anni lì sono passato a Vicenza in prestito in Serie B dove, sì, come dici, ho trovato la mia fidanzata, col quale chiama, Silvia. Dire? Con la quale da 3 anni sto insieme, per ora un'esperienza allora che l'Italia mi ha portato bene. Real o Barcellona? Da piccolo, fin da piccolo ho tifato Real, anche se ho giocato nel Barcellona, però in questo momento solo sono un po' un simpatizzante, no? Cerco di tifare la squadra dove gioco, perché la nostra professione c'è poco spazio per la passione. Tu hai ritrovato dopo l'esperienza a Crotone Clayton qua a Cremona. Come ti trovi con lui? Un buon rapporto? Sì, no, con lui ho avuto sempre un ottimo rapporto fin dai tempi da Crotone, dove abbiamo giocato tante partite insieme, abbiamo vinto un campionato. Anche lui l'ho sentito prima di venire qua, mi ha parlato benissimo. Anche lui mi ha aiutato soprattutto nei primi giorni qui. Serie B, B come? Come Benjamin Mokulu, che con i suoi gol ci porterà delle grandi soddisfazioni. Allora, ultima domanda, invece è anche un po' un gioco. Pallone, eccolo qua che arriva. Allora, vediamo se sai dirmi la tabellina del 3 mentre palleggi con la testa. Sì, c'è un po' di difficoltà. Pronto? Ma 3 per 1, 3. Sì, esatto. 3 per 0, 0, 3 per 1, 3. 3 per 2, 6. 3 per 3, 9. 3 per 4, 12. 3 per 5, 15. 3 per 6, 18, 3 per 7, 21, 3 per 8, 24, 3 per 9, 27, 3 per 10, 30. Bravissimo, allora facciamo vedere. Tabellina corretta, perfetto. Paul, grazie mille per essere stato in nostra compagnia. Grazie mille a voi. Bocca al lupo.